Allora, Questi sono i libri e fumetti che ho letto nel mese di questo video. Tratterà praticamente dei libri e fumetti che ho letto nel mese di giugno. Allora, parlerò prima dei fumetti perché ho fatto un video precedente che parlava del manga Soil che ho letto nel mese di giugno. E gli altri due fumetti che ho letto, appunto, ne ho letti pochi nel mese di giugno, mi sono dedicata più ai libri. Ho ripreso Lucas Reborn, il numero 4. Se volete, appunto, questo qua è intitolato La Belva e il 22 luglio uscirà in edicola Il Traditore. In questo caso, se volete sapere di cosa parla proprio in generale, vi rimando ai video precedenti. In questo caso, praticamente finisce la vicenda di Ming, del vampiro giapponese Ming-Yo e di sua nipote. E Lucas Reborn si ritroverà a dover far conti con il proprio passato. Lui è un ridestato e non si ricorda assolutamente della sua vita passata. E quindi troviamo questi flashback dove lui cerca di ricordarsi che cos'era nel passato. E quindi magari si ritrova a pensare a una donna senza sapere chi sia e così via. Però è quasi tutto incentrato sulla vicenda di Ming e della nipote. Poi ho comprato il quarto, finalmente ce l'ho fatta, il quarto di Locke Key, questo qua che è intitolato Le chiavi del regno. E a me fanno impazzire praticamente le copertine, ve l'ho già detto, questo qua è edito Magic Press e in questo caso ve l'avevo già detto, mi piacciono tantissimo i disegni di Gabriel Rodriguez, veramente mi piace il tratto, mi piace tantissimo. Cerco di farvi vedere qualcosa che non sia spoileroso, perché sennò è terribile. Vabbè, come vedete, appunto, i tratti sono stupendi, veramente. A differenza magari del manga di prima, ovviamente non c'è storia per quanto riguarda il disegno, però vi assicuro che anche il manga di prima ha una bellissima storia. Qua siamo arrivati praticamente quasi alla fine. Mi pare che finisca col quinto. Non ho idea se continui anche col sesto, però qua sembra che siamo arrivati quasi alla fine, dove il cattivo o la cattiva si è rivelato essere. Ha rivelato, diciamo, la propria natura e quindi ci troviamo con la famiglia Lovecraft che si trova a o la famiglia, oddio, la famiglia Locke, non la famiglia Lovecraft. La famiglia Locke si trova praticamente a dover affrontare il cattivo che già aveva, il cattivo barra la cattiva, perché non ho ancora capito se maschio o femmina, che ha ucciso, che comunque non aveva ucciso, ma aveva comunque portato dei problemi a suo padre e poi è stato anche, o è stata la mandante dell'omicidio del loro papà. Quindi molto interessante, come sapete a me questo libro piace tantissimo, abbiamo Joe Hill che come vi ho già detto nel video precedente ho scoperto essere il figlio di Stephen King e devo dire che apprezzo molto più il figlio del padre. Poi passiamo ai libri, allora questo me, ah no, c'è ancora un fumetto, è vero, adesso stavo leggendo, sempre andando a Roma nella galleria Alberto Sordi, ho trovato questo qua su Peanuts e voi dovete sapere che io adoro i Peanuts, chi è che non li adora, cioè. E il personaggio che io adoro di più è Linus perché mi ritrovo un po' in lui, no? Questo personaggio che comunque è sicuro delle Enrico proprie idee, è Comero, l'uomo l'unico che che crede. Halloween ed è l'unico che continua a crederci e a scrivere lettere nonostante tutto il mondo gli dica che non è vero, che esiste, lui va per la sua strada, bravo Linus. Questa parte di raccolta di fumetti intitolata Coraggio Charlie Brown. E mi piace veramente il fatto che sia un personaggio molto positivo, Linus, nonostante sia un personaggio fortemente insicuro e che ha bisogno sempre della sua coperta per sentirsi, diciamo, al sicuro dal mondo. Rappresenta un po', ecco, visto che io sono eternamente, diciamo, sono alla ricerca della bellezza di essere bambini, cioè quella sensazione che si ha. Quelle emozioni che si hanno nel momento in cui si è bambini, l'innocenza dell'infanzia, l'ingenuità, ma anche il fatto di essere felici con poco, e in realtà poi quell'essere felici è grandioso, cioè è una cosa assurda quando si è bambini, quando si è felici è la cosa più, diciamo, penso più immensa che possa esistere sulla faccia della terra, forse pari all'amore.
all'amore vero. E niente, Linus come personaggio mi piace perché secondo me rappresenta il bambino che c'è in ognuno di noi, quel bambino che è sicuro, che ha delle proprie idee e in un modo abbastanza testardo le vuol portare avanti, ma anche insicuro del mondo, ha questa paura anche di crescere, quindi si attacca all'unica cosa materiale che gli dà sicurezza, che è la sua coperta. Comunque, questo libro mi è costato 7 euro. Però devo dire che per me ne basta la pena, veramente. Poi ho letto dei libri. Ok, e adesso ve li faccio vedere in ordine in cui li ho letti. Il primo libro che ho letto è Jane Eyre, io lo chiamo Jane Eyre, ma Jane Eyre, di Charlotte Bronte. Questo libro ve l'avevo già fatto vedere, l'ho acquistato a quattrini e mi era costato 3,90 euro. È un'edizione del Mini Mammut che è molto morbidose, veramente spettacolare. Sono spettacolari queste edizioni. Ne ho comprati anche altri, come vedete. Ho preso anche Freud, piccolo, questo qua che parla di ossessioni, fobie e paranoie di Freud. E poi, appunto, facciamo una piccola parentesi: ho anche acquistato dopo Peter Pan questo qua, sempre Mini Mammut, che è La casa stregata di Lovecraft e altri racconti. E poi abbiamo un'altra cosa che ho preso immensa, l'ho presa in aeroporto a Roma, per dire quando sono stata, e ho anche distrutto una cosa: i capolavori della letteratura horror. Questo qua non è mini, è proprio un mammutone, ma mi è costato 9 euro, 9,90 euro, perché facevano l'offerta. Mi sono lanciata, stile Petauro dello Zucchero, a comprarlo, a prenderlo. Allora, cosa ne pensi di questo libro? Allora, ho iniziato a leggere, devo dire, in questo periodo, libri veramente di generi totalmente diversi. Mi sono buttata nei classici, così come nei classici mi sono buttata in libri che non avrei mai pensato di leggere, altri libri che, altri romanzi di attualità, quindi romanzi fantasy. Quindi devo dire che in questo periodo non ho avuto, non mi sono focalizzata su un unico genere, quindi thriller, ma mi sono focalizzata su più generi. Questo qua, appunto, è un romanzo classico, e non l'avevo mai letto. Avevo visto il film, più film, ma non l'avevo mai letto. Allora, devo dire che ho letto anche la storia delle sorelle Bronte. Devo dire che è una storia abbastanza particolare, figlie di un reverendo. Hanno comunque sempre studiato e sono sempre state incentivate, insieme anche al fratello, a studiare e a imparare. A loro piaceva tantissimo inventare queste storie da piccole, e queste storie le hanno poi trasposte scrivendole, quindi le hanno poi trasposte su carta scrivendo appunto di questi personaggi. Il personaggio di Jane Eyre, allora, appunto, Charlotte Bronte e anche Emily Bronte hanno sempre scritto con un altro nome, adesso non mi viene in mente come si dice, con un nome maschile. E il personaggio di Jane Eyre è un personaggio veramente molto forte. Io mi immaginavo comunque un personaggio abbastanza debole, remissivo. In alcuni film è stato presentato così. Invece nel libro Charlotte Bronte ha proprio sottolineato come questa ragazzina in realtà non si sia mai abbassata al periodo e all'ambiente in cui viveva. Praticamente narra la storia di questa ragazzina rimasta orfana di madre e di padre, che viene affidata alla zia e allo zio. La zia è praticamente una zia acquisita in quanto il parente prossimo è lo zio, che però muore. Lei rimane praticamente in una famiglia abbiente che però le è totalmente estranea, quella della zia e dei suoi cugini. Si trova ad essere trattata come la peggio delle peggio, quindi viene accusata di essere comunque una bambina cattiva, una bambina senza possibilità di redenzione. Qualsiasi cosa faccia, anche nonostante il fatto che venga picchiata anche da suo cugino, fa sì che comunque sia sempre accusata lei di aver fatto qualcosa, di aver magari istigato il cugino a picchiarla. Quindi si ritrova comunque in un ambiente e secondo me anche in un periodo storico che non le appartiene, in quanto comunque già fin da piccola è una ragazza che non è sottomessa, una ragazza che comunque fa valere le proprie ragioni e man mano crescendo diventa quasi ingestibile per la zia, perché è una ragazza che comunque non abbassa lo sguardo, è una ragazza che continua a isolarsi leggendo, quindi è una ragazza che lei non riesce a comprendere, per questo la allontana.
La allontana e la manda in una specie di befotrofio, orfanotrofio, gestito da degli ecclesiastici. E qua Jane pensa di voler a tutti i costi farsi accettare, perché comunque lei è stata una bambina, è una ragazza che ha patito del fatto di non essere accettata per com'era dalla zia o dai parenti, del fatto che fosse additata come una ragazza cattiva nonostante lei effettivamente non facesse assolutamente nulla se non far valere le proprie ragioni quando credeva di aver ragione e stando zitta quando sapeva di aver torto. È una storia veramente che mi è piaciuta tanto. Ho ammirato Jane perché crescendo questa, la protagonista, proprio da una parte sia per farsi accettare, ma soprattutto per rivendicare il fatto che comunque non era una stupida e invece era una cosa che sua zia le ripeteva spesso, il fatto che fosse appunto una poca di buono che avrebbe fatto una brutta fine, lei rimane in questo orfanotrofio per circa 8 anni e diventa addirittura insegnante in questo orfanotrofio, in questa specie di collegio, diciamo, dove vi erano gli orfani. Diciamo quelli più scomodi che venivano inviati in questa specie di collegio ecclesiastico. Nonostante ciò, lei, però, nel momento in cui si allontana la sua maestra di vita e anche insegnante, lei decide di cambiare totalmente, radicalmente la propria vita. Quindi mette su un annuncio come diciamo insegnante privata e si troverà poi di fronte a una famiglia molto abbiente, quindi, ma anzi, diciamo ricca, a vivere in un castello e a dover gestire anche una personalità forte che è quella del padrone di casa. Appunto, la cosa carina è anche il fatto che, nonostante il padrone di casa sia stato, diciamo, anche per il periodo, comunque una personalità maschilista che io personalmente avrei mandato a quel paese, invece lei comunque è un personaggio che ha pazienza e che riesce comunque a tenere testa agli uomini dell'epoca, tanto che poi il padrone si innamorerà di lei e vedremo come andrà a finire, se lei appunto si innamora oppure decide di andarsene perché va contro tutti i propri, diciamo, le proprie regole del fatto che appunto era un insegnante e non voleva l'insegnante della figlioccia del padrone e magari non voleva darsi a lui. Vedremo come andrà a finire. Poi ho scoperto, grazie a una ragazza che secondo me è famosa sul tubo e che io seguo insieme a Castelli di Carta, che è Cibis The Way. Vi metto sotto il link al suo canale e lei ha sempre parlato di questa autrice. Io alla fine ho detto, boh, sempre nella galleria di Alberto Sordi. Sì, io sono andata a Roma, ho comprato solo libri. Nella galleria di Alberto Sordi vedo questo libro qua di Banana Yoshimoto, di questa autrice, e decido di acquistarlo al 25% di sconto e acquisto anche questo. Allora, devo dire che io probabilmente non avessi visto i video di questa ragazza, io non avrei né conosciuto questa scrittrice che comunque è famosissima in Italia, ma io appunto sono ignorante, quindi non la conoscevo. E probabilmente io questo libro, non conoscendo l'autrice o comunque guardandolo, sarei passata avanti. Anche perché in realtà ha dei titoli che sembrano quasi tristi, no? Questo qua è Presagio triste di appunto Banana Yoshimoto. In realtà invece devo dire che le storie di Banana Yoshimoto mi danno una tranquillità e una serenità assurda. Questa autrice è un'autrice giapponese che ha la capacità di trattare dei temi veramente complessi come la morte, come la separazione, come l'amore più profondo che ti lacera dall'interno e che ti lascia delle ferite che è veramente difficile rimarginare, con una serenità e una tranquillità tale che vi giuro che io tutte le volte che la leggo poi sembra che raggiungo il nirvana, cioè che sono, oh, cioè qualsiasi cosa può succedere, può cascarmi una bomba nucleare a fianco e sono serena, ho trovato la pace dei sensi. Allora, questo qua è questo qua praticamente Presagio triste mi è piaciuto molto. Narra la storia di Yaoi, scusate, di Yaoi, che è questa bambina e poi ragazza particolare che dal titolo ha a volte dei presagi e che si ritrova in una famiglia amata, ma che dall'altra parte provvede sentimenti contrastanti e quasi inspiegabili per il proprio fratello.
tanto che appunto si innamora di Tetsu, cioè suo fratello. Nel frattempo che ha questa, diciamo, questo scontro interiore tra amore fraterno e amore invece neanche tanto platonico per appunto il proprio fratello, dall'altra parte abbiamo un altro sentimento contrastante di Yaoi per sua zia, la zia di Yaoi, che adesso non mi ricordo come si chiama, e che ha circa 30 anni, e lei, nonostante comunque non abbia quasi mai avuto rapporti con questa zia, si ritrova quasi sempre nel momento in cui scappa di casa, perché è comunque una ragazzina che nel momento in cui ha dei problemi, invece che affrontarli, scappa di casa e va sempre dalla zia. E niente, si vedrà anche appunto il rapporto tormentato da una parte profondo che ella ha con sua zia, e il perché poi lei ha un rapporto così profondo con sua zia. Sono veramente poche pagine, però vi giuro, veramente, se volete essere tranquilli e sereni, leggete, ed essere immersi in un ambiente giapponese, leggete i libri di Banana Yoshimoto, perché veramente sono spettacolari. Ha una capacità e quasi una delicatezza nello scrivere, cioè è assurdo dire che un'attrice scrive in modo delicato, ma è vero, è come... È proprio delicata anche nel descrivere le cose, veramente di un'eleganza assurda, Banana Yoshimoto. E qua invece L'abito di piume narra la storia di Otaru che torna praticamente nel proprio paese d'origine. Essa si era trasferita a Tokyo e aveva instaurato una relazione amorosa abbastanza complicata con un uomo sposato durata 10 anni. La relazione finisce, lei si trova assolutamente in un baratro. Si trova disperata, lacerata all'interno, per il fatto che da una parte si dà della sciocca per aver sempre sperato che il suo uomo lasciasse la moglie, e dall'altra quindi il fatto di essersi totalmente isolata dagli altri, aver abbandonato tra virgolette la propria famiglia d'origine nel paesello, e si ritrova a capire che ha vissuto praticamente in ragione di quest'uomo, quindi capisce di essersi svuotata completamente. Allora cosa fa? Prende parte, va nel paese d'origine, e anche qua lei praticamente descrive anche lo scorrere del fiume come lo scorrere dei pensieri di Otaru, e lo fa veramente, vi giuro, lo ripeto, con un'eleganza e una delicatezza che c'è quasi da commuovere. Anche nella descrizione dei paesaggi, devo dire che ti fa proprio venire voglia di andare in quei paesini del Giappone e vedere le tradizioni, le regole. Forse anche sì, le regole rigide, le differenze che ci possono essere tra un paese e una città, differenti magari delle differenze che possono esserci tra paeselli e città occidentali rispetto a quelli orientali, ma veramente Banana Yoshimoto vi farà praticamente immergere completamente nel paesaggio giapponese e in alcune, diciamo appunto, vicende che potrebbero sembrare tristi, e invece riesce, diciamo, a renderle invece delle prove, delle esperienze di maturità, e lo fa veramente, ripeto, in modo elegante, con tanto di cappello. Veramente vi consiglio di leggere questa autrice se non l'avete mai letta, e anche perché i libri sono veramente molto corti, ma ti lasciano veramente tantissimo, apprezzata al massimo. Poi, altro libro che ho letto di tutt'altro avviso è Il Re d'Inverno di Bernard Cornwell, della saga di Excalibur. Vi avevo già parlato di Bernard Cornwell, vi ho già detto che è uno dei miei autori dei romanzi storici preferiti, veramente lo adoro. Allora, avevo letto ad esempio la saga alla ricerca del Graal, quella riguardante l'arciere del re e il cavaliere nero, che erano spettacolari. Quindi ho comprato questo alla fiera del libro, anche perché mi piaceva da matti la copertina e tutto, l'ho pagato 9 euro. Edito Longanesi, mi piace sia la copertina che il metodo di scrittura. Allora, devo dire che di questo libro sono rimasta abbastanza, da una parte, sono rimasta contraddetta, perché se da una parte mi è piaciuto l'inizio, il fatto che appunto parla di questo racconto leggendario basato su Artù, su Merlino, qua non ci troviamo ancora i Cavalieri della Tavola Rotonda, però parla più di druidi, del fatto che Merlino era un druido, non era uno stregone, di Morgana, parla appunto di questi personaggi che abbiamo già sentito parlare, che sono della tradizione anglosassone. E ci troviamo appunto in Britannia, ci troviamo appunto i britanni contro i sassoni.
appunto, quindi abbiamo le varie, diciamo, le varie lotte interne. E questa parte devo dire che fino a più della metà mi è veramente piaciuto, perché appunto parlava della lotta interna tra Britanni e Sassoni, oltre alle lotte interne politiche, lotte interne religiose, perché nel periodo di Artù iniziano ad esserci cristiani, ma già prima in Britannia, che si, diciamo, si contrappongono al paganesimo, ai druidi e agli incantesimi invece che erano già insiti in Britannia, mentre il cristianesimo è arrivato con i romani. E niente, quindi mi è strapiaciuta la prima parte perché veramente tratta oddio, parla appunto del personaggio principale Defern, che è praticamente questo personaggio che racconta la storia e che la racconta appunto dal suo punto di vista, e quindi da quando è ragazzino, da quando è bambino, fino a che non diventa il generale di Artù. Quindi è fatto molto bene, deve continuare. Purtroppo però non mi è piaciuta tanto l'ultima parte, perché l'ultima parte si concentra sull'amore, neanche platonico, ma semplicemente su questa attrazione fisica sessuale che c'è tra Artù e Ginevra. Quindi diciamo che le ultime 50 pagine non mi sono piaciute, però conto di comprare il secondo perché ho già visto che c'è, e di sperare che sia dedicato alle battaglie e alle battaglie, gli intrighi, i tradimenti che ci sono tra britanni e sassoni, perché ci sono anche parecchi tradimenti. Devo dire che la vicenda a me è piaciuta, non fosse stato per le ultime 50 pagine dedicate a sesso, droga e rock and roll tra Artù e Ginevra. Detto ciò, libro consigliato. Se vi piace la parte, diciamo, di racconti di tradizione anglosassone, se non vi piace la storia di Artù, Morgana, eccetera, non leggetelo perché parla solo di questo. Ultimo libro che ho letto, ma non meno importante, anzi forse il più importante, è un libro che mi è stato prestato da un amico, Serge, che saluto, e si chiama Il demone a Beslan di Andrea Tarabbia. Questo libro, diciamo, è stupendo a dir poco. Allora, di cosa parla? Parla dell'attentato che c'è stato il 3 settembre a Beslan nel 2004, in questa scuola, proprio il giorno della conoscenza, il primo giorno di scuola, dove si sono radunate in questa scuola, la scuola numero 1 di Beslan, 1117 persone. Alla fine di questo attentato ne muoiono 334, di cui la maggior parte donne e bambini. Perché vi dico che questo libro, per quanto sia tragico, mi è piaciuto? Mi è piaciuto tantissimo e lo consiglio, è straconsigliato, perché da una parte vi fa vedere le due realtà contrapposte. Da una parte la realtà cecena, che è comunque una realtà rurale di gente che vive nei villaggi e che ogni giorno è costretta a subire, proprio subire, diciamo i saccheggi quasi alla medievale compiuti dall'esercito russo e da anche alcuni, diciamo, all'interno di comunque dall'esercito russo e dai russi, che entrano nei villaggi, tirano granate, violentano, stuprano bambine e le mutilano, mutilano poi le parti genitali. E il protagonista della vicenda si chiama Marat. Si chiama Marat proprio come dice lo stesso autore, lo dice lo stesso protagonista della vicenda, come il Marat francese, no? Quindi vi fa vedere all'inizio questo libro, vi fa vedere la visione dalla parte dei ceceni. E appunto è raccontato tutto da Marat. Marat appunto è uno dei guerriglieri ceceni che ha partecipato a questo attentato terroristico terribile e ingiustificabile, anche perché sì, è ingiustificabile da una parte. Il libro è spettacolare perché Marat vi racconta la storia dalla prigione. L'autore si immagina che il protagonista Marat abbia ricevuto in cella, ormai condannato praticamente all'ergastolo in una cella in Russia, scrive le proprie memorie, i propri racconti, la propria quasi confessione.
in dei fogli A4 che gli vengono passati dalla porta da una persona sconosciuta. Lui ogni giorno riceve in questa cella una matita e un foglio e scrive la propria storia. E si rivolge alla guardia dicendo: "Guarda, guardia, voi lanciavate granate, così che fate voi?" Quindi in tono accusatorio. Successivamente invece racconta del perché lui si unisce alla resistenza. Ovviamente questioni personali l'hanno portato ad aggiungersi alla resistenza cecena e nel 99 gli succede un'esperienza personale che lo porta a unirsi alla resistenza e nel 2004 attuano il proprio piano e quindi appunto 33 persone, 33 ceceni, di cui metà donne e metà uomini, che hanno subito le angherie più assurde. La maggior parte delle donne sono state stuprate, torturate dai russi e gli uomini hanno avuto esperienze di questo genere, si ritrovano a voler compiere uno dei atti più osceni, cioè devo dire più orribili che ci sono state nella storia, che è quello appunto di entrare in una scuola, scuola dove premetto c'erano bambini dai 6 ai ragazzi di 15 anni, quindi una scuola che riuniva scuole elementari e scuole medie praticamente. Loro entrano con dei Kalashnikov e iniziano a sparare in aria e a volte anche a delle persone. In totale uccideranno circa 40 persone. E Mara vi fa capire come, cioè, da una parte provate odio per i ceceni, provate odio per questi ceceni, per queste persone che sono entrate in una scuola e hanno ucciso persone innocenti, soprattutto bambini, altri li hanno quasi torturati, ma non toccandoli, semplicemente non dandogli da mangiare, non dandogli cibo, gli hanno tolto ogni dignità, ogni onore, e dall'altra provi odio e orrore verso i russi che hanno fatto la medesima cosa e continuano a fare contro i ceceni. E più volte mi ha colpito la frase che scrive Marat agli altri dicendo: "Perché i vostri bambini valgono meno dei nostri, vi volevamo far capire che cosa si prova." Però anche qua è un gesto condannabile perché vengono colpite, lo so che dal punto di vista mediatico e dal punto di vista internazionale è stata una cosa assurda che ha colpito tutti, però dall'altra parte si va a colpire mai il centro del potere, ma sempre persone che non c'entrano assolutamente nulla. Comunque, questo libro è veramente molto bello perché leggete le memorie di un uomo che sa che sta per morire, perché comunque è malato, non si vuole far curare, e dall'altra parte è carino come egli scriva anche di due personaggi che sono nella sua testa, già subito lo capite, che sono Pita, che è un bambino, e Ivan, che lo accusano continuamente, che lui sogna, e riscrive in queste pagine i dialoghi che ha nella sua testa con questi personaggi. E quasi sempre leggete quasi pietà nei confronti magari di questi personaggi che lui ha nella testa e che sono le sue vittime nei suoi confronti. E la cosa assurda è che questo personaggio Marat è stato uno che non ha ucciso praticamente nessuno all'interno della scuola, è stato uno di quei guerriglieri che fin dall'inizio si è rifiutato di uccidere gli ostaggi. Ed è l'unico che sopravviverà. Purtroppo nella vicenda moriranno 334 ostaggi ad opera dell'esercito anche russo perché entrano nella scuola e per poter irrompere nella scuola purtroppo fanno crollare parti della scuola che appunto inghiottono parte degli ostaggi, di cui bambini, e dall'altra parte fanno esplodere qua non si capisce bene, sembra che siano delle bombe che abbiano degli effetti sull'apparato respiratorio perché le persone praticamente sono morte, soffocate, senza riuscire a respirare, e comunque delle altre bombe che invece sembrava quasi avessero acido perché le persone si scrivevano come se stessero andando a fuoco. Comunque è un libro veramente molto forte, dove leggete, da una parte leggete proprio come l'orrore genera orrore. E sempre nella mia teoria, come gli uomini in realtà siano delle bestie, siano bestiali, siano le cose più pericolose che ci siano sulla Terra, siamo noi umani. E niente, questo libro è super mega consigliato, è il libro veramente che ha superato tutti i libri che ho letto nella mia vita e veramente vi lascerà qualcosa. Vi lascerà qualcosa
che dovete maturare e vi lascerà anche dell'amaro in bocca, perché nel momento in cui leggete queste pagine in tutti i paesi del mondo e anche in Cecenia, le stesse cose che vengono denunciate in questo libro vengono compiute nello stesso momento in cui io sto parlando. Quindi, boh, vi dà parecchio da pensare, quindi super consigliato. E niente, ci vediamo la prossima volta col prossimo video. Spero che questo video vi sia piaciuto. E niente, ciao!